E ritorniamo in diretta qui dalla giornata dell'idea di Mantova, sempre con Radio Saiuz, in questa bellissima location che insomma oggi abbiamo la fortuna di essere qui presenti. Abbiamo conosciuto tanti artisti, tante arti, tanti giovani, e finalmente ora ci addentriamo anche un pochino in chi vive da vicino le politiche giovanili, giusto? Con chi ho il piacere di parlare? Sono Andrea Caprini, sono l'assessore del Comune di Mantova con la delega alle politiche giovanili, alla creatività e partecipazione giovanile. Esatto, e eventi come questo credo che in qualche modo aiutino la tua operazione. È un'iniziativa che esiste da alcuni anni e che negli ultimi anni abbiamo comunque cercato sempre di sostenere, di accompagnare, perché è importante dare visibilità, sì, alle realtà che ci sono, dargli anche occasioni proprio per raccontarsi, per incontrare, sì, la gente e farsi conoscere. Allo stesso tempo la cosa bella che accade in situazioni come queste è che si conoscono tra di loro, per cui adesso, esatto, recentemente mi raccontavano proprio di un'esperienza che è nata tra un'associazione che lavora in provincia di Macerata e un'altra invece che fa la clown therapy negli ospedali. Si sono messi d'accordo per, bellissimo, creare una collaborazione e fare un progetto insieme. Esatto. I ragazzi della clown therapy li abbiamo conosciuti anche l'anno scorso, perché ormai la Radio Saiuz è presente a questo evento, questa iniziativa già da questo è il terzo anno, quindi abbiamo avuto anche noi modo di conoscere veramente tante realtà. E bravissimi gli organizzatori, quest'anno sono mediante l'associazione Art Life, se non sbaglio, e bravissimi gli organizzatori proprio perché riescono a mettere in grado veramente le persone di creare anche delle sinergie. E noi come Radio Science facciamo solamente da piccola cassa di risonanza, se vogliamo. Ma questo è anche il lavoro che fate voi, è importante, fondamentale, serve senz'altro. Credo che quello che insegnano anche giornate di questo tipo è che dobbiamo guardare, ed è anche l'approccio che cerco di avere facendo, diciamo, le politiche giovanili, se usiamo usare il termine istituzionale, esatto, noi dobbiamo riuscire a creare opportunità, sì, per i giovani, cioè considerare comunque sempre come una risorsa e non guardarli sempre in maniera negativa, esatto, con quei cliché, esatto, e i bamboccioni, esatto, quelli che vogliono star seduti sul divano. Non è vero. Non è vero, ci sono giovani che hanno idee, che hanno energie, sì, che hanno storie da raccontare, che vogliono mettersi in gioco, sì, a questi bisogna dare l'opportunità, ripeto, di esprimersi, di conoscersi, e poi saltano fuori cose interessanti, esatto, perché l'energia ce l'hanno da vendere. E come, anche perché effettivamente al di là di eventi come questo possiamo vedere anche sul web, perché i giovani poi chiaramente ragionano molto più di quelli un po' più grandicelli del mondo web, di quante veramente opportunità, come dicevi anche tu poco fa, ci si possono creare. Se posso raccontarvi una storia di un progetto che abbiamo lanciato, sì, in queste settimane, proprio rivolto ai giovani, sì, del territorio. Un altro luogo comune che spesso c'è, che, ma qui è sempre paese che vai, gente che trovi, esatto, no? Che uno si lamenta sempre, dice nella mia città non, sì, non succede niente, non ci, sì, sono, sì, iniziative. Allora abbiamo questo progetto che si chiama Generazione Boomerang, sì, che ha questo slogan che vuole, diciamo, fare eco rispetto a quella che fu la generazione boom dell'Italia, esatto, che ripartiva e che aveva un sacco di opportunità. C'è anche il gioco di parole. C'è questo gioco di parole. Abbiamo ideato questo concorso di idee per cui uno può, stiamo cercando tre giovani sul nostro territorio che abbiano voglia di fare un esperimento di questo tipo, andare in un'altra città, anche all'estero, sì, o anche fare un piccolo tour in due o tre, sì, città che scelgono loro, ma che, sì, devono segnalare cosa c'è là che manca qui, sì, andare là, studiare il modello, capire come hanno fatto a farlo funzionare, poi tornare e proviamo a costruirlo anche. Bellissima qua. Questa cosa. È un concorso di idee spesato dai fondi del progetto, stiamo cercando questi tre giovani e abbiamo detto, per raccontarci la vostra proposta mandateci un video. Sì. Quindi usare anche il linguaggio. Da quando è partito? Perché è una cosa recente. È una cosa recente, adesso ci aspettiamo entro fine mese di raccogliere, sì, le prime candidature. È partito proprio alla fine dell'estate, sì, adesso con la ripresa delle scuole i ragazzi tornano a essere, diciamo, sì, sì, sul, sì, territorio. E l'idea è di realizzare poi una selezione delle idee migliori e la primavera dell'anno prossimo fare il viaggio che poi ci dovrà restituire proprio delle cose concrete, sì, da realizzare nella nostra città. Beh, l'idea è che semmai potrebbe anche essere in qualche modo copiata da anche altre realtà, altre province. Se funziona abbiamo intenzione proprio poi di estenderla, magari non tutto sarà perfetto perché è una sperimentazione il primo anno, ma poi abbiamo intenzione di riproporla. I correttivi poi li possiamo fare sempre durante, sì, il percorso. E per quello che riguarda la realtà di Mantova invece, al di là
mondo giovanile, mi pare di capire che, non so, sarà grazie all'assessore, questo non lo so, però diciamo che vedo che... Diciamo che negli ultimi tempi la città sta vivendo comunque una fase di rinascita, di rinnovamento, sì. Ci sono nuove energie che stanno circolando, anche se Mantova rispetto ad altre città non è mai stata una città universitaria, sì, quindi esatto. Manca forse di quello zoccolo duro di ragazzi tra i 20 e i 25 anni che Bologna, Modena e Reggio Emilia, Perugia, e questo può essere una lacuna, però ci sono tanti giovani anche di Mantova che magari si fanno l'università in un'altra città, però poi tornano comunque a casa, diciamo, nel fine settimana, e quindi si sta cercando di costruire tante occasioni anche per loro. Abbiamo insistito tanto negli ultimi anni sulla musica dal vivo, sì. Sia in locali, anche all'esterno, nei parchi o così, ma anche con concerti live, sì, in sì. piazza, e questa cosa sta funzionando e sta anche attirando giovani da fuori. Mantova è una piccola città o un grande paese, se vuoi, però è una città con una qualità della vita molto molto alta. Sì, no, infatti nelle statistiche che mi pare il Sole 24 Ore ogni anno pubblica, vi piazzate sempre tra il primo e il terzo posto. È una città dove si vive bene, si sta tranquilli, non c'è il caos della metropoli, è una bella città. La attraversi in bicicletta, esatto. È una città molto bella, con un patrimonio storico di tutto rispetto. Per cui crediamo che anche per un giovane possa essere una bella città comunque dove pensare poi di venire anche a vivere. Una cosa che abbiamo fatto recentemente è stato anche un bando per giovani o giovani coppie. Sì. Il comune ha detto: ti aiutiamo a pagare l'affitto per il primo anno se vieni ad abitare in città. Bella, ti diamo fino a 4.000 euro di affitto e a fondo perduto una parte, solo la metà la restituisci nell'arco dei 12 mesi successivi. E però abbiamo messo, però ti devi poi impegnare per restituire qualcosa, la comunità ti deve impegnare in attività di volontariato nel quartiere dove prenderai casa. E questa cosa sta funzionando, le prime 25 domande sono già arrivate, entro fine anno li assegniamo. Quindi sicuramente due cose sostanziali, nel senso, da una parte si va a ripopolare un'area, dall'altra parte si aumenta il volontariato. E anche secondo me, perché il volontariato è una di quelle cose, è un po' come una droga, perché... Prima veramente, perché io nel mio piccolo chiaramente mi dedico e noto sempre che uno più fa più vuole fare, quindi prima si entra in questo, prima diciamo si va, ci si svezza da questo punto di vista, meglio è. Quindi, sì, sono assolutamente d'accordo, il volontariato è sempre una cosa che oltre a far bene agli altri fa bene tanto anche a chi lo fa. Ci fa crescere, sì, è vero. Io guarda, ti ringrazio di questa tua incursione. No, grazie tua a voi per l'opportunità. Anche della tua presenza, perché non è banale, nel senso che sei un assessore, fai. Tra l'altro poi non è solo politiche giovanili, ma anche altre cose più pesanti, welfare, l'immigrazione. Quindi, insomma, la domenica passarla qui, quando magari vorresti anche fare anche altre cose, però è importante, dai un bel segnale, infatti vedo che salutavi tutti. Sì, vedo che ti conoscono bene. Ci tenevo perché è comunque una bella iniziativa che il comune supporta, quindi è anche giusto. E noi nel nostro piccolo, sempre come cassa in risonanza, Radio Saiuz. Vorrei lasciare anche un messaggio. Noi qua stiamo andando sì in diretta radio, web, tv, ma rimarrà il podcast, quindi comunque una registrazione di quanto abbiamo detto, e quindi potrei condividerla, vederla. Mi farebbe anche molto piacere che magari in qualche modo, se non tu direttamente, magari tramite Vittorio, che è colui che fa un po' da filo conduttore tra le varie cose, riuscissimo anche a capire, a rimanesse anche un percorso, qualcosa di questo percorso di cui ci raccontavi, di questi ragazzi che faranno questa esperienza e quant'altro, e magari nel nostro piccolo potremo un pochino fare da cassa di risonanza. Io ti ringrazio, vi ringrazio per la proposta, che accolgo volentieri. Penso che possiamo magari darci degli aggiornamenti anche nei prossimi mesi per tenere viva l'attenzione. Ben volentieri, io ti ringrazio, facciamo una foto di collo. Come ormai siamo abituati, prendo il microfono.